Grazie Presidente. Questa mozione è una mozione che abbiamo scritto insieme al consigliere Coia perché leggendola si capirà subito che riguarda la parte di commercianti che insistono sulla via Giulio Rocco. La via Giulio Rocco è, per chi frequenta la Commissione Lavori Pubblici, sa che è una strada ormai chiusa dall'ottobre 2016 per problemi al cavalcaferrovie che porta lo stesso nome, infatti si chiama anch'esso Giulio Rocco. È una strada chiusa perché questo cavalcaferrovie, che non è altro che un ponte, ha dei problemi che abbiamo dovuto fare come Commissione Lavori Pubblici, abbiamo dovuto affrontare diverse volte questo tema, da ultimo anche a settembre scorso 2018, ma anche abbiamo dovuto fare diverse riunioni perché, essendo un ponte particolare, perché attraversa due ferrovie completamente diverse, che sono appunto la ferrovia della Metro B di competenza ATAC e la ferrovia regionale di Roma, Lido di Ostia, si capisce che abbiamo dovuto mettere in campo da subito diversi attori. Quindi abbiamo dovuto chiamare anche la Regione Lazio, ATAC e chiaramente il Dipartimento Lavori Pubblici, SIMU cosiddetto di Roma Capitale, per farli sedere intorno a un tavolo e trovare la quadra per capire che tipo di lavori dovesse sostenere questo cavalcaferrovie. Si sono aperti diversi tavoli tecnici, chiaramente su impulso della Commissione Lavori Pubblici, dove devo dire hanno lavorato benissimo in sinergia appunto la Regione Lazio, il Dipartimento SIMU e ATAC, e hanno dovuto fare quindi diversi sondaggi, diverse indagini e sondaggi di questo ponte, e alla fine chiaramente gli esiti di queste lunghissime indagini sono quelle che il ponte dovrà essere abbattuto e se ne dovrà costruire un altro. Chiaramente noi siamo stati sempre presenti come amministrazione perché sappiamo che questo ponte è importante e chiaramente abbiamo voluto quindi prenderci cura anche dei commercianti che svolgono delle attività in quella strada ormai chiusa da tempo e che chiaramente soffrono delle entrate economiche. Abbiamo quindi scoperto, grazie anche, devo dirlo, al dottor Cicerani dell'assessorato di ambiente, abbiamo scoperto insieme appunto che c'è una legge, la 549 del 1995, ed anche il Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale, che prevedono appunto che per quanto riguardano strade in cui sono escluse, dalle quali sono escluse il traffico per svolgimento di lavori o realizzazioni di opere pubbliche, bene, questi commercianti possono vedersi sospeso o differito o comunque limitato gli obblighi relativi alle entrate di competenza comunale. In altre parole, noi stiamo chiedendo al Comune di Roma di prevedere per questi commercianti, ripeto, dove non c'è proprio circolazione di macchine, quindi la strada è totalmente chiusa, che abbiano praticamente degli sconti sui tributi di competenza di Roma Capitale. È chiaro che noi abbiamo ponderato questa scelta con tutti gli uffici, con l'assessorato anche al bilancio, con i vari uffici, l'assessorato al commercio, quindi col collega Andrea Coia, e sappiamo che questa cosa si può fare. In quanto appunto prevista da legge e da regolamenti,
soprattutto perché è importante farci partecipe anche delle condizioni di questi commercianti. Devo aggiungere che una settimana fa anche il Consiglio del Municipio Ottavo ha votato una mozione simile. È chiaro, la nostra mozione risale al 29 novembre, noi l'abbiamo depositata il 29 novembre, ma loro hanno fatto prima, anche perché l'ordine dei lavori l'abbiamo dovuto rimandare diverse volte, però ci fa piacere che alcuni discorsi non hanno colore politico e quindi è importante che sia l'ente di prossimità che noi in Assemblea Capitolina veniamo incontro a queste persone in sofferenza. Chiaramente noi diciamo anche di estendere in un futuro, per analoghe situazioni, di estendere questi provvedimenti che la Giunta andrà a trovare anche appunto per altre situazioni analoghe. E quindi io spero che questa mozione abbia il voto unanime di tutti, anche quindi da parte delle opposizioni, perché io credo che sia un atto condivisibile e soprattutto importante per la cittadinanza. Chiaramente aggiungo e finisco che sono stati stanziati fondi chiaramente per i lavori del ponte del Cavalca Ferrovia Giulio Rocco, stanno lavorando a un accordo la Regione Lazio, l'ATAC e il Dipartimento SIMU per i lavori, perché chiaramente saranno dei lavori che si dovranno fare in notturna. Voi pensate che si dovrà appunto eliminare un ponte per costruirne un altro, e quindi l'amministrazione si sta muovendo e già da tempo, soprattutto Roma Capitale, per fare questi lavori, e nel frattempo diamo una mano a questi commercianti. Grazie.